Siamo nelle Alpi Lepontine ed il punto di partenza sono i fienili di Dragni, a 650 metri sul livello del mare. Nostra intenzione è raggiungere il bivacco Les Deux seguendo l'altavia dei Monti Lariani. Lungo la salita troviamo l'antico ponte in pietra sul torrente d'Arengo. Giunti allo slargo della d'Arengo, vediamo sul fondo alla testata le frastagliate creste. Si sale sino a raggiungere il lago d'Arengo a 1781 metri di quota, dove si trova anche la capanna Como. Questa si trova a sud del lago, a fianco dell'emissario, in posizione rialzata. Il lago ai piedi dei massicci di rocce intrusivo cristalline, con creste molto articolate che li fanno da corona. Dove si trovano il Pizzo Campanile, il Sasso Bodengo e il Pizzo San Pio. Indiscutibilmente ha tutte le caratteristiche del lago alpino. È alimentato dalle acque di fusione e drenanti dell'anfiteatro che lo circonda. Qui lo vediamo dall'alto una volta giunti alla bocca di San Pio. Vediamo le creste verso il Pizzo Cavregasco e la Val Bondeno dalle creste. Un'immagine del Pizzo della Cresta a 2243 metri sul livello del mare. Eccoci al lago Cavric a 2187 metri di quota. Sul masso oltre la scritta si può notare che è colonizzato dal verde lichene geografico. Indicazioni sui massi alla verdinghina ed eccoci giunti al bivacco. Questo è dedicato a Bruno Petazzi, detto Tavan, giovane alpinista perito nel 1984 in un'escursione invernale al Pizzo Cengalo, e lo visioniamo anche all'interno. È attrezzato con 7 posti per pernottare. Un'immagine anche del lago Les Deux. Il bivacco è sito sulla sponda del lago omonimo. Siamo nella zona di confine tra Como e Sondrio. Ci guardiamo un po' attorno e ci mettiamo sulla strada del ritorno. Sono poco visibili, ma delle capre stanno pascolando sugli strapiombi. Un'immagine della Val d'Arengo dalla Verte di Les Deux. E concludiamo una volta ritornati a Dragni. Peut-être encore.